grazie a tutti voi, grazie a voi che avete sensibilità sociale e sensibilità politica, e cerchiamo di mantenere questa manifestazione con questo spirito, uno spirito di pace e uno spirito di contestazione. Grazie a tutti voi. Da dire. C'è da dire che è una vergogna. C'è una più poco vergogna, da dire. C'è da vergognarsi di essere italiani, c'è da vergognarsi di avere un governo così, c'è da vergognarsi di questa situazione, perché noi lottiamo per il bene di tutti. Purtroppo. Sono perfettamente d'accordo. E pensi che io sono anche figlia di un carabiniere, mio padre si vergognerebbe. Veramente. Solo che è già morto. In questo momento dico, ma che cosa stanno facendo? Dovrebbero difenderci o no? Maroli, Cota, solo il denaro. I Fassino, politici vogliono tutti, solo PDL, il denaro. PD, che tutti. Si vergognino. Sono che venduti, devono nascondere. Venduti, veramente. Che si vergognino. Tutti assieme. Perché conta solo il denaro, la nostra vita. Non la sanno neanche pelle, dove siamo, non sono mai neanche valle, passati. Non hanno rispetto per nessuno. Vergogna. Sì, ma sono così ignoranti di poliziotti, sì. Non potrebbero dire anche loro, noi non diamo le botte alla gente che sta lottando per tutta l'Italia, perché se questo tavolo fanno non va solo a discapito nostro, ma di tutti gli italiani, ricordate. Mezza finanziaria questo gruppo. Veniamo da mezza finanziaria. Bravi, grazie. Da tutta Italia. Mezza finanziaria. In un posto dove la terra trema continuamente, che si vergognino. Non sanno neanche dove siamo. E poi ci vengono a dire che andiamo contro i lavoratori. Noi siamo lavoratori della valle, teniamo alla valle, eh? E a tutto teniamo. E loro dicono che andiamo contro i lavoratori, sono loro che si dovrebbero rifiutare di fare una cosa del genere. Destra e sinistra fanno schifo. Un po' basta. Di informazione falsa. Io ho visto che quando andate sulla sinistra. Hanno, il TAM si faceva comunque, ci hanno usato per prendere i voti e adesso quando sono andati su è successo quello che è successo a Venaus. Adesso sono andati su gli altri, è la stessa cosa. Io prima ti ho insultato, non ti ho insultato, ti ho detto non passi perché sei della stampa, perché la stampa dice solo bugie, fa riprese, poi fa montaggi e dice cose. Io ho un amico che conosco di persona dove l'hanno detto che l'hanno intervistato, non l'hanno intervistato, gli hanno messo delle parole sul giornale che lui non ha detto. Questa è la stampa che abbiamo, per quello che io prima ero prevenuta nei vostri confronti. Ora voi mi avete spiegato chi siete, che sono, guarda, non mi ricordo neanche il nome. Se vuoi ti faccio vedere il cartellino, non so, Paolo. Dimmelo tu. Paolo. Ma di che cosa siete? Arcoiris TV. Arcoiris TV, ecco. Mi avete promesso che dite quello che vedete. Tutto quello che stai dicendo verrà trasmesso, verrà non pubblicato. E rimane no, in rete, non viene pubblicato così. No, ma io l'ho già detto, io vado a prendere lui di persona, forse anche, andasse anche in Spagna, adesso dove non va? Perché se noi proprio non abbiamo più nessuno, veramente la cosa, viviamo in uno stato di polizia vergognoso. Ragazzi, siamo sotto un regime. Vergognoso. Non lo so, qualcuno avrà ben votato Berlusconi, qualcuno avrà ben votato. Certo, la Lega, io cazzo, non ho nessun problema a dirlo, che una volta allora, l'ho votato ragazzi, anch'io. Credevo in una svolta, e sapete, quelli che l'hanno votato. Bella svolta. Esatto, è stata una maglia lata. È stata una maglia lata. La mafia che siede in Parlamento, ve ne siete resi conto. Ecco, benissimo. Tutti uguali. No, tutti peggio, uguali. Peggio. Tutti uguali. Poi ci prendono proprio per scemi. Lavoro. Ieri sera quell'altro, 2000 posti di lavoro, sì, cosa ha detto? Non mi ricordo neanche più. Ma cosa credono? Che la gente è scema? Perderanno anche i voti dei leghisti, perché è pieno di leghisti in ottava. Pieno. Solo che loro non lo sanno. Devono smetterla di dire che sono tutti di sinistra in ottava. Non è così. È un popolo trasversale. È la società civile questa. È un popolo che lotta e basta. Gente che ce n'ha le scatole piene.